Benvenuti, ciao. Beh, mi abbasso, sono troppo alto. Ah, ciao, benvenuti in questa nuova pausa caffè. Oggi vi parlo di un sistema di trasmissione wifi. Ah no, faccio come fanno i youtuber sicuri veri. Oggi apriamo un pacco da 150.000 euro. Ma prima... Sigla! Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i video di Aldo Ricci. Oggi vi parlo di un kit di trasmissione Wi-Fi HDMI. Lo sto già provando da un po' di tempo, in realtà ho già fatto l'unboxing in un altro video, bla bla bla, ma ci tenevo a parlarvene perché secondo me è, oltre che interessante, anche molto valido. Li lascio un attimo qui, vado a farvi vedere quello che effettivamente c'è nella scatola, perché comunque bisogna anche far vedere quello che c'è nella scatola, se riesco a aprirla. Anche nell'altra unboxing era stato un po'... Ok, allora, libretto di istruzioni che effettivamente non ci interessa più di tanto. Poi abbiamo solo un alimentatore, quindi una delle due per forza di cose dovete mandarla. Madonna, io sto morendo, ragazzi, è caldo. E per fare il video devo spegnere tutti i ventilatori, una tragedia. Comunque, per forza di cose, una delle due dovete metterla alimentata a batteria. Una l'alimentata a corrente, l'altra alimentata a batteria. Per intenderci, ha lo stesso attacco, per esempio, che troviamo sul Ninja. Io ho sfruttato infatti l'alimentatore del Ninja per alimentare anche questa. Quindi, volendo, potete anche fare questa cosa qui. Poi avete un'antenna, o forse due, no, un'antenna di scorta, che è meglio avere che non avere, e questi sono i kit. Molto semplice. Poi c'è questo che vi permette, dov'è? Vi permette praticamente, avvitandolo, questo per esempio si potrebbe avvitare sul monitor, quindi si potrebbe fare che questo qua lo avvitate qui e potete andarlo a posizionare sopra alla camera senza problemi, perché vi ritrovate un attacco a vite. Ricevitore. Ovviamente sto a fuoco io, perché il punto è al centro. Ricevitore, trasmettitore. Madonna, mi si appiccica addosso il microfono, guarda. Come vanno? Vanno bene, ovviamente costano poco, che poi voi direte, beh, ma no, circa 900 euro credo, non costano poco. Beh, no, costano, no, di meno forse, comunque costano poco per quello che è il sistema. Ci sono sistemi molto più costosi. Questo è l'entry level dei Holy Land. Questo me l'hanno mandato. Questo ha una latenza, secondo me, giusta, perché ovviamente non vi... è da utilizzare come monitor di riferimento. Quindi, se state facendo, che ne so, un camera car, invece di andare col cavo, potete utilizzare questi. Se state trasmettendo, come è successo durante il Nicomas Director Italia, che avevamo bisogno di un monitor di riferimento noi giudici rispetto al punto camera, e quindi abbiamo messo il punto camera da una parte, noi stavamo più o meno a 30 metri linea d'aria senza problemi. Oppure nel test che faremo adesso, dove rimarrà il monitor con la ricevente qui sul terrazzo di Trapler, e io me ne andrò in giro e vediamo fino a che punto riesce a gestire il segnale. È molto valido, secondo me è molto interessante, potete sfruttarlo bene. Batterie sono le classiche con l'attacco, quello Sony, insomma. Io uso sempre quelle sottili, perché le reputo migliori, semplicemente perché alleggeriscono un po' il carico. Da notare che eccola qua, sulla ricevente ci sono due porte HDMI. E voi direte, e quindi? E quindi significa che potete collegare fino a due monitor contemporaneamente. Ok. E questo...
uno è andato. Test sul campo, più di così non potevamo fare. Allora, abbiamo la ricevente montata con uno small HD, HDMI, questa è quella che rimarrà qui e Francesco la riprenderà. Mentre io ho montato tutto su una Fuji X-T3 con quindi la trasmittente che è attaccata al monitor Firward, quindi avrò un riferimento monitor Firward, qui avrò la TX e mi sto portando la Osmo Action per farvi vedere tutto quello che accade. Me ne vado, ho questo. Io sto qua, praticamente Francesco è là sopra. Francesco, inquadrati da attraverso il monitor. Francesco è lì sopra e io invece sto qua giù, Solo che come faccio? Ho degli alberi qua, quindi c'è un po' di sporco. Sto facendo un test con la Osmo Action, in più ho questa Fuji X-T3 col Firward e Holy Land. Stai laggando? Ora ti ho perso. Adesso? L'ho perso. Ok, quindi qua perde il segnale. Ma sì, fino a là, sì. Ok, sì. Allora aspetta che mo metto 90 metri, 100 metri. Allora ragazzi, continuo a camminare, Francesco ha detto che posso andare, quindi io vado. Cioè ragazzi, io non vedo più, cioè lì, ciao, E si vede comunque benissimo, Sto lontanissimo, ragazzi. Ok ragazzi, allora il test è fatta la sudata perché è caldissimo. Allora, il segnale ha sganciato a 300 metri linea d'aria, in mezzo a alberi, palazzi, 300 metri.